Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Questa domenica riflettiamo su un passo del Vangelo secondo Matteo che ci invita a considerare il rapporto tra il dovere verso lo Stato e l'obbedienza a Dio. Gesù, come sempre, ci offre insegnamenti profondi e saggi. Il brano inizia con il tentativo dei farisei di mettere Gesù alla prova. Lo fanno mandando alcuni dei loro discepoli insieme ai seguaci di Erode per chiedergli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, né ti curi di nessuno perché non guardi in faccia agli uomini? Di dunque, a noi che cosa ti pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» In questa domanda gli avversari cercano di mettere Gesù in una situazione difficile. Se avesse risposto sì al pagamento del tributo, avrebbe potuto sembrare un collaboratore con l'occupante romano, perdendo così il sostegno di molti. D'altra parte, se avesse detto no, avrebbe potuto essere accusato di ribellione e tardimento contro il governo romano, cosa che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. La risposta di Gesù, tuttavia, è un capolavoro di saggezza. Lui dice: «Mostratemi la moneta del tributo». Gli portano una moneta e lui chiede loro: «Di chi è questa immagine e questa iscrizione?» Gli avversari rispondono: «Di Cesare». Allora Gesù dice loro: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». Questa risposta ci insegna una lezione importante. Gesù ci ricorda che dobbiamo onorare le istituzioni secolari e rispettare le leggi civili, ma senza mai dimenticare il nostro dovere primario verso Dio. Dobbiamo adempiere alle nostre responsabilità civili e sociali, ma senza mai compromettere la nostra fede e la nostra obbedienza a Dio. Il denaro e il potere terreni possono avere un forte controllo su di noi, ma Gesù ci esorta a mantenere sempre il nostro cuore e la nostra fedeltà a Lui al di sopra di tutto. La moneta con l'immagine di Cesare rappresenta il mondo materiale, mentre ciò che è di Dio è il mondo spirituale. Non dobbiamo confondere i due, né dobbiamo mettere il nostro amore per il denaro al di sopra dell'amore per Dio. Quindi, carissimi, riflettiamo su come possiamo bilanciare le nostre responsabilità civili e sociali con la nostra fedeltà a Dio. Ricordiamoci di rendere a Dio ciò che è di Dio, e questo include il nostro amore, la nostra devozione e la nostra obbedienza. Alla luce di questa saggezza evangelica, possiamo sperare di vivere una vita che onora sia il nostro dovere verso la società che il nostro amore per il Signore. Che Dio ci dia la forza e la saggezza per vivere questa verità nei nostri cuori e nelle nostre azioni. Sia lodato Gesù Cristo.